Tra i temi all'attenzione della Chiesa in Terra Santa, attualmente vi sono i pellegrinaggi, la presenza di cristiani locali e il processo di pace tra israeliani e palestinesi. Gli stessi argomenti sono stati discussi in un congresso che ha riunito i responsabili delle chiese cristiane di Terra Santa e degli Stati Uniti ad Atlanta il 19 e il 20 aprile. A rappresentare la custodia francescana l'economo locale, padre Ibrahim Faltas, che ha valutato l'incontro in termini positivi. Hanno sentito la nostra voce, le preoccupazioni dei capi delle nostre chiese locali, hanno ascoltato le nostre paure per la presenza cristiana in Terra Santa, in modo speciale a Gerusalemme. Tutti hanno compreso questi sentimenti, preoccupazioni e paure. Abbiamo chiesto il loro sostegno e il loro aiuto e anche di incoraggiare i turisti e i pellegrini a tornare in Terra Santa, perché questo aiuterebbe molto i cristiani locali, dato che la maggior parte di loro lavora in questo campo. Tra i partecipanti vi erano anche il sindaco di Betlemme, Vera Baboun, e l'ambasciatore della Palestina presso la Santa Sede, Issa Cassisier. Per lui il convegno è stata una buona opportunità per far sentire da lontano le voci dei cristiani di Terra Santa. Abbiamo una posizione, una visione chiara per il futuro della Terra Santa e del Medio Oriente. Siamo preoccupati per l'impatto degli eventi in corso sulla nostra situazione e riaffermiamo la necessità di difendere un'azione di pace tra le due nazioni affinché i due popoli vivano in pace e nel rispetto reciproco. Siamo anche preoccupati per l'emigrazione cristiana che è in atto in Terra Santa. Non è concepibile che in futuro possiamo parlare di Betlemme, della Basilica della Natività, della Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme, senza prenderci cura delle pietre vive di questo luogo, i cristiani palestinesi. La seconda tappa del congresso è stata a Washington. I capi delle chiese hanno partecipato a incontri alla Casa Bianca, al congresso americano e al Ministero degli Esteri e hanno indirizzato una lettera al presidente Obama. Non vogliamo che la Terra Santa resti senza cristiani. Non vogliamo che i luoghi santi diventino musei senza cristiani locali. Questo è il contenuto del messaggio che i capi delle chiese hanno consegnato al presidente Obama. Gli hanno anche chiesto di ribadire l'importanza del dialogo, delle relazioni tra le due parti, quella israeliana e quella palestinese, perché senza dialogo la situazione si fa critica e sempre più difficile, mentre con il dialogo le cose migliorano e nasce una comprensione tra le parti. In conclusione del congresso è stato elaborato un documento con varie proposte per sostenere la presenza cristiana in Terra Santa e la convivenza pacifica tra le religioni e per incentivare la venuta dei pellegrini. C'è anche il desiderio di organizzare un altro incontro in futuro per rafforzare il cristianesimo nel luogo dove è nato.